La festa, potete dirci com'è nata la prima volta? Vuole parlare con il vicepresidente onorario? La festa è nata con due persone, Enzo Santoni che è morto ed io, con mezzo litro di vino rosso e poi siamo andati a prendere un pezzo di formaggio e lì abbiamo cominciato a fare la c'erano lui come i vecchi, sono qua e dopo piano piano è diventato quello che è diventato. Sì. Siamo 70 soci ufficiali adesso. Il discorso è questo, che siamo tutti, non dico vecchi, ma di una certa età e manca la gioventù. La gioventù si vede che non è attaccata a certe tradizioni nostre, ecco. Speriamo, però, vedete che quando noi ci stancheremo non ci sarà più niente da fare. Se vuole fare un annuncio di reclutamento a chi guarda. Ma di chi vuol venire è sempre ben accetto. Attualmente siamo arrivati a un numero eccessivo. Vediamo piano piano, eravamo partiti per essere una decina, siamo arrivati a 70, tutta gente che lavora, tutta gente appassionata di questa nostra festa, che aspettano di anno in anno l'arrivo di questa giornata per festeggiarla, perché non è la festa del presidente o del vice, è la festa di tutti i soci della Bacionera e questo ci fa molto piacere.